Buonasera a tutti, benvenuti a Teatro Mario Spina per questo appuntamento con la stagione teatrale di questo rinnovato teatro che fortunatamente sta dimostrando quanto ancora il teatro sia una passione vera per tutti gli italiani. La stagione sta andando molto bene grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, di Officine della Cultura. E questa sera abbiamo l'onore, voi se siete qui sicuramente sapete di chi stiamo parlando, di ospitare uno degli artisti storici, diciamo, ma non solo quanto cantante, ma come uomo di musica. Posso prendere il nome. Come uomo di musica, di cinema, di produzione, Shel Shapiro. Farei un grande applauso a Shel Shapiro. Io sono un pochino emozionato. Anche se quando lui vendeva milioni di dischi io magari ero molto piccolo, però qualche disco ancora ce l'ho, quindi qualcuno lo comprava per me, cioè mio papà. Allora, questa sera Shel Shapiro si esibirà in un progetto straordinario assieme all'Orchestra Multietnica di Arezzo, diretta da Enrico Fink. E io però prima di farci raccontare da Shel anche tanti segreti, aneddoti della sua incredibile carriera, gli chiedo però una sua emozione a caldo di questa esperienza che stai vivendo con l'Orchestra Multietnica, che noi che siamo di questa terra conosciamo molto bene e che sta facendo grandi progressi. Negli occhi e nelle orecchie di noi tutti ci sono tanti spettacoli che hanno fatto, e questo è un altro tassello importante. Tu come ti sei trovato a suonare con questa orchestra? Mi pare che la OM è un atto di amore, quindi tutti gli atti di amore meritano e in qualche modo conquistano tutti, quindi c'è entusiasmo, c'è energia, c'è la voglia di comunicare, che secondo me è fondamentale. Quindi io mi trovo molto bene, molto bene. E poi lavorare con gente giovane è molto stimolante. Quindi io vi ringrazio per quelli di 18 anni. C'è qualcuno? No, ok, quelli di 22 anni. Okay. Sicuramente ci sono. Senti, che tipo, avvicinandoci a questa esperienza con loro, che tipo di repertorio hai preparato? Quindi che cosa ascolteranno gli spettatori stasera? È una domanda, se posso dirti, è così ovvio. È una, cioè non ti rispondo neanche, perché non ha senso. Cioè una, cioè, tanto sono già qui, se intendono venire, io spero che vengano comunque, non sarà perché io dico la pioggia che va, che vengono in... cioè, quindi non è il tipo di repertorio, è il tipo di modo di affrontare questo repertorio che è particolare. Quindi è l'orchestra Enrico che dirige questa orchestra, come lui vede queste canzoni inserite nell'ambito dell'orchestra, che non è prettamente italiano chiaramente, ma è un misto di cultura, è una specie di melting pot, una pentola dove giri delle lingue, delle razze anche diverse, e quindi quello che ne esce fuori è quello che ci sarà stasera. Ascolta, tu hai... Non era molto elegante. No, hai attraversato dagli anni 60 un po' tutto il mondo musicale italiano, no? Poi hai avuto un periodo che ti sei allontanato, ora hai ripreso e è ritornato sulle scene con la musica, hai fatto cinema, cioè, come hai percepito questo cambiamento? Tu che l'hai vissuto come produttore musicale, oggi un'esperienza come la loro è una cosa che va coltivata, oppure una cosa che tu reputi un po' diversa? Come lo vivi il mondo musicale? Nel senso, con le nuove tecnologie, con i nuovi linguaggi, un nuovo tipo di musica?
dipende da quello che tu pretendi dalla musica. Se pretendi la perfezione, la perfezione secondo me ha un senso di sterilità. Non, sai che è quello, quindi non puoi sgarare, e l'elettronica tende a portare a questo tipo di problematico. Invece un'orchestra dove tutti stanno suonando davvero strumenti diversi, chi è proprio bravissimo, chi è un po' meno bravo, che sta ancora, allora questo qui permette che ci sia un misto di emotività diversa. E quindi secondo me è molto più importante questa esperienza che non tutta l'elettronica del mondo, cioè non è neanche affiancabile all'elettronica, è un'altra direzione, altra storia. Sarebbe bellissimo se tutto il pubblico di una discoteca una sera li trascinassi tutti qui a sentire Home, hai capito? Perché sicuramente a molti o alcuni non piacerebbe, ma alcuni secondo me scoprono un mondo che a loro è sconosciuto. Cioè come i bambini che vivono in città e gli chiedi di disegnare un polo e ti disegnano il polo dentro il pacchetto del supermercato, che non hanno mai visto un polo. Quindi credo che questo tipo di mancanza di conoscenza con questo tipo di situazioni sia molto grave per la cultura in genere, per i ragazzi, per tutti noi. E c'è un altro grande problema, che i genitori italiani tendono a evitare di portare i loro figli a teatro. E teatro è un'esperienza come il videogame, come il cinema, sì, come la televisione, va aggiunto anche il teatro. E se manca il teatro, manca l'unico componente vivo di queste cose che io ho detto adesso. Quindi i genitori, ci dovrebbe essere un'azione delle province, delle regioni, del governo, sui genitori, delle scuole, di convincere i genitori a portare i loro figli al teatro, perché credo che scoprono una dimensione che non dico che eviterebbe i casini, non eviterebbe questi due idioti che hanno ucciso terribilmente questa ragazza l'altro giorno, però devi in qualche modo cercare di parare delle cose, non è ignorandolo, facendo finta di cioè, un padre che difende il figlio in quella cosa lì è da impiccare. Quindi io ho sentimenti molto precisi su queste cose qui. E mi dà molto fastidio. Quindi tutti al teatro, bambini, cominciando da 3, 4, 5 anni, tutti. Senti, tu però hai fatto una precisazione che non so se è involontaria, tu hai parlato di genitori italiani, tu che naturalmente vieni da un'altra cultura, hai detto italiani a caso o perché percepisci comunque una differenza di approccio degli italiani rispetto, che so, agli anglosassoni, verso il teatro, verso la musica dal vivo, verso un certo tipo di... Ma io credo che 40 anni fa, quando io, 50 anni fa, quando sono venuto via dall'Inghilterra, probabilmente il teatro in Italia era fondamentalmente uguale all'approccio inglese o all'approccio americano o francese. Credo che questo ventennio che abbiamo vissuto di decadimento culturale ha contribuito molto al disinnamoramento del teatro, al disinnamoramento della cultura, questa perdita di contatto con la creatività, con l'arte. È un predominio chiaramente televisivo di dubbio qualità. Più che all'estero, secondo te, qui da noi? Sicuramente. Se tutta l'Europa ci chiedevano come facevamo a avere un primo ministro, cioè, ma non sto cercando di fare politica, però fa parte della nostra storia. Cioè, fa parte della nostra storia.
come oggi uno può dire come avete fatto ad avere la faccia che ha lasciato morire i minotauri di fame in Inghilterra. Fanno parte della storia, ma alla fine uno fa i conti con queste cose, cioè poi entrano in qualche modo nella cultura, nel DNA delle persone in quel paese. Quindi io credo che l'Italia ha un grave problema di recupero di cultura, di recupero di interesse nella cultura. Senti, tu hai appunto sei parlato di Inghilterra, però hai questo ormai italiana, hai questo amore enorme verso la musica italiana, che l'hai non solo scritta, cantata, ma anche prodotta con tanti artisti di livello altissimo, i più grandi, da Mina a Martina ad altri. Ecco, perché tu avevi questa predisposizione? Cioè, che differenza c'era tra la musica anglosassone? Perché non ti sei mai voluto magari mettere in gioco anche con artisti inglesi, ma ti sei concentrato sulla produzione di grande musica italiana? È vero in parte, ma io, per esempio, tutti gli anni 80 io sono stato negli Stati Uniti, praticamente sempre negli Stati Uniti. Ero basato a Miami, ma lavoravo con artisti latinoamericani. Non è certamente un... è perché hai girato così, cioè se sono certe cose, il destino ha detto così. E uno non può cercare di cambiare leggermente il destino, ma se è scritto, è scritto. Cioè non, trovo che è un... che uno deve anche non violentare se stesso e gli altri, perché dice no, io volevo farlo in inglese. Sì, capita. C'è qualcuno... Ho lavorato con Anthony Quinn. Ecco, abbiamo fatto un disco in inglese con Anthony Quinn, se può essere di un... e chi se ne frega. Ecco, però di questi grandi artisti, c'è qualcuno che... Questa è un'altra di queste domande, magari molto banale, però che ti è rimasto più nel cuore, che dici veramente è quello che... Sì, è una domanda che dovresti non fare. O più di uno. Più di no, 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 perché l'unico... Cioè, sono in qualche modo tutto quello che fai nella vita. Se lo rinneghi, allora sei uno stronzo. Però di tutti questi artisti con i quali mi sono divertito, con i quali ho anche litigato, abbiamo combattuto, opinioni diverse, però alla fine abbiamo portato a casa delle bellissime cose. Però in assoluto Mia Martina è quello che mi sta più vicino nel cuore come ricordo, come cantante, ma come essere umano. Cioè, è vero che siamo dei musicisti che ci interessa il risultato emozionale della musica, però credo che è difficilmente distaccabile di quello che tu percepisci da una persona quando canta, quando apre la bocca, insomma. Ecco, tu, visto che hai recitato Mia Martina, delle grandi, hai lavorato con Mina, con Patti Pravo, vedi oggi qualcuno paragonabile a loro, non ti dico come loro, in questi talent show, in queste nuove voci che arrivano, che spesso però arrivano e poi ce le dimentichiamo, scompaiono, cioè c'è qualcuno ancora in grado di esprimere quello che dicevi, di essere artista tutto tondo, oppure veramente l'immagine o il mercato ha preso il sopravvento? Secondo me il problema non è se c'è qualcuno, il pubblico vuole un artista così, oggi come oggi, perché secondo me è soltanto quello. A parole sì, però poi a fatti è molto difficile capire se è così. È anche vero che i ragazzi di 15, 16, 18, 20, 22 anni ragionano in un modo con strumenti diversi,
di quelle con cui ragionavamo noi 40 anni fa. Il modo di consumare la musica è diverso, la passione per la musica non è diverso, però quello che emoziona un ragazzino di 18 anni oggi a me probabilmente non tocca, però questo non vuol dire che quella musica non vale. Cioè uno non deve disprezzare mai quello che emoziona un'altra persona, secondo me. E quindi questo io sento già, ah no, ma la musica di oggi fa schifo, ma non è mica vero. È che la musica di oggi non tocca certe persone come le toccava quando avevano 20 anni. Ed è logico, anche perché secondo me chi dice queste cose qui non va a indagare seriamente sulla musica di oggi. Senti, di questa... Giuseppe Ferreri ha una bellissima voce, secondo me. Marco Mengoni ha una bellissima voce. Sono gli unici due persone valide che io ho sentito negli ultimi 8 anni, non so. Non c'è nessun altro che mi viene in mente e dico, cazzo, quella lì avrebbe dovuto... E loro hanno una grande voce, ma la qualità delle composizioni, secondo te, tu lo puoi anche dire? Ma loro sono cantanti. Composizione è un'altra storia. Forse sono un po', non sprecati, ma magari non hanno degli autori di livello, forse, secondo te, anche se Mengoni comunque ha raggiunto il successo, credo, quindi... Vogliamo mettere le canzoni di Tiziano Ferro? Ha scritto delle canzoni di una bellezza in questi ultimi 15-20 anni, mostruose. Cioè, non vedo tutto questo problematico sulla musica di oggi. Cioè, Sere Nere è una delle più grandi canzoni degli ultimi 30 anni, secondo me, perché è assolutamente fuori di tutte le regole. Ha aperto una nuova visione sulla musica italiana. Alleluia. Poi che vive a Londra, che vive a New York, in Calabria, chi se ne frega? Certo. La cultura che lo produce è una cultura dell'italiano di oggi, che non è necessariamente uno che vive 24 ore al giorno in Italia. Dello spirito, c'è ancora qualcosa dello spirito che aveva animato quando doveva iniziarsi gli anni 60, il beat, la generation, la rivoluzione, la voglia di stupire, c'è ancora qualcosa nei ragazzi di oggi, oppure c'è anche più ricerca di conformismo, di successo, secondo te? No, c'è una ricerca del successo e conformismo nei dirigenti televisivi, che allora interessa solamente fare trasmissioni che attirano sponsor e che fanno audience. Io non credo che Bob Dylan o i Beatles o i Rolling Stones sarebbero mai andati a X Factor. Questo non vuol dire però che non valgono un cazzo. Okay. Cioè, vuol dire che c'è questa triste realtà che i ragazzi oggi sono convinti che per avere una possibilità di sopravvivenza nel mondo della musica devono attraversare quella strada lì, che è assolutamente lecito a pensarlo, visto i risultati, però non è l'unica strada. È l'unica strada rapida, e con questo in genere la strada rapida, quando arriva al successo, la discesa del successo è altrettanto rapida. Senti, e nel mondo della musica, lui ha citato Mia Martini, ma hai conosciuto anche altri. Perché poi si arriva anche oggi, anche ora, magari non oggi, ma abbiamo avuto esempi di grandi artisti che si sono poi sono implosi proprio per questa incredibile vita intrisa, densa di musica, no? Penso anche a tanti artisti, gli ultimi sono stati Andy Winehouse, ma mia Martini prima, Tenco, ma anche tutto bene. Perché succede questo, secondo me, quando si raggiungono quelle vette? Cosa succede? Tu che hai vissuto anche come produttore, hai avuto
come artisti che, per cui hai scritto, hai caricato i palcoscenici, perché avviene questo? Credo che sia la fragilità dell'essere umano, uno è più fragile di un altro. C'è Brian Jones, cioè, puoi andare indietro, sì. Jimi Hendrix. È vero che si tende a ricordare, sì, chi departe, è molto più difficile per qualunque artista portare avanti una carriera di 40 anni che non morire dopo 15 anni e diventare un mito. Cioè c'è 25 anni di differenza di stare vivi cercando di rinnovarsi e di continuare a sorprendere, emozionare. Cioè, poi uno dice perché uno è suicidato e uno ha fatto l'overdose. Questo secondo me è una domanda che non ha importanza. Secondo me non ha importanza. Cioè sta di fatto che loro non ci sono e invece c'è gente che c'è. Quindi a me interessa quelli che in qualche modo hanno avuto il coraggio di restare e combattere. Ecco, questo mi interessa. Lo so che è poco, può sembrare molto duro, però arrivato alla mia età mi interessa più quelli che sono rimasti a combattere. Quindi diciamo il tuo giudizio sugli artisti anche della tua età che continuano a fare concerti, penso agli stessi Rolling Stones o altri, è... Rolling Stones, ragazzi, sono micidiali. I Rolling Stones sono micidiali. Cioè, fanno ancora 2 milioni di persone sulla spiaggia in Brasile, sembrerebbero apparentemente, Keith Richards sembra che è un miracolo che stia non solamente in piedi ma che si sveglia la mattina, insomma. Eppure è lì e ci giocano dentro questa storia qui con tutta l'energia e la gioia, perché la gioia della musica, perché tutte le persone che abbiamo nominato prima probabilmente non hanno più trovato gioia comunque nella musica, se non ti porta a quello, o non hanno trovato gioia nella vita, non nella musica, non hanno trovato più quella gioia necessaria che ti fa alzare la mattina e dire vaffanculo, combatto ancora, perché è quello, se manca quello non è colpa del pubblico, non è colpa di nessuno, è un momento tragico, disperato, che bisogna rispettare e lasciare vivere. Però questi nella mia testa, questi combattenti che hai citato, Rolling Stones o altri, sono tutti ragazzi degli anni 60, perché io penso anche a altra gente perché poi ci sono state generazioni che hanno mollato un po' prima, forse troppi soldi sono girati dopo, o anche un mondo diverso, perché per esempio anche gli stessi grandi artisti degli anni 90, abbiamo citato Cobain o altri, si sono un po' spenti, non li vedi così energici sul palco come ha citato Rolling Stones, che ho visto recentemente il concerto degli U, e anche loro superano i 70 anni, quindi... Se vai a vedere Coldplay però c'è energia, Arctic Monkey, per ognuno che tu dici ma io non vedo l'energia, ce ne sono 10 che hanno l'energia, sono un po' meno famosi o lo diventeranno, però io vorrei venire via da questa negatività della era meglio quando, non è vero, era più semplice perché c'era meno roba, cioè i canali di promozione, c'era la Rai, c'era solamente Rai 1. Poi a un certo momento è successo una specie di miracolo, alla fine degli anni 60 è arrivato Rai 2 e poi anche Rai 3, dice mamma mia. Però c'era quello, se tu entravi lì, il gioco era fatto, e valevi, il gioco era fatto. C'era un sacco di musica terribile negli anni 60, Cioè, tu metti su
10 dischi degli anni 60, cioè quanto sono bellissimo, gli altri 6 sono inascoltabili. Cioè è un mito questa storia della tutta la musica era bella, non è vero, non è vero. E come oggi alcune cose sono belle e alcune cose fanno proprio schifo. Quindi non condivido questo pensiero che era bello allora perché cioè, questa avevano... Cioè divinizzare quell'epoca. Come fai a equilibrare o trovare un punto di incontro tra una società che non appena appena aveva la televisione e il telefono e un frigorifero con una società che vive con il telefono in mano in qualunque situazione, che manda messaggi a 24 milioni di tweet alla fine delle finali, cioè, stiamo parlando di due pianeti diversi. Quindi è inutile, secondo me, è un atto di masochismo cercare di trovare un punto di incontro. Non c'è. Meno male. Certo. Meno male. C'è solamente un buco di emozionalità che noi, della mia generazione, e nostri figli più vecchi, hanno permesso che succedesse. Cioè, che colpa abbiamo noi? Ne abbiamo di colpe. Abbiamo permesso a questo paese a essere dominato da un idiota che faceva palazzinaro. Cioè, questa è una colpa. Non è un segno di democrazia, è un segno di idiozia. Allora, questo trovo terribile. Senti, parliamo di un'altra tua carriera parallela che comunque ha avuto un grande successo, che è quella cinematografica. Sei anche tolto qualche piccola soddisfazione, sei divertito. Che ricordo hai di questo? Che ancora, quando ti chiamano, rispondi con ottimi risultati. Che rapporto hai con il cinema? Saltellante. Sì, ogni tanto faccio un film, faccio un pezzettino di un film, faccio un... Mi diverto molto perché quando fai l'attore al cinema, anche in teatro, cioè ti permette di non essere più te stesso. Quindi se tu sei bastardo dentro e lo nascondi sempre, finalmente puoi dimostrare di essere bastardo dentro, perché dici, guarda che bravo che è come attore. invece è un... è molto divertente. Cioè, in verità in questa legge ce ne sono due film miei che non sono usciti, ma che dovrebbero uscire, quindi uno con Sara Jessica Parker, Raoul Bova, Claudio Cardinale e Paz Vegas, e un altro che ho appena finito adesso il doppiaggio di questo nuovo film di Roberto Faenza sulla storia di Emanuela Orlandi, sulla sparizione di questa ragazza. Quindi interessante, cioè, cose comunque divertenti, interessanti. Io dovessi chiederti qualche curiosità, naturalmente ti chiederei qualche curiosità di uno dei miei film mito, che è Brancaleone, perché noi insomma in Italia questo è stato un film veramente leggendario. Domani sera. Che ricordo hai di questa Brancaleone del grande Mario Monicelli, che io ho conosciuto, è stata una delle coscienze critiche più forti in questa Italia, veramente straordinaria. Monicelli? Sì. O comunque del film, ora non ti... No, sì, secondo me Monicelli è più importante del film in qualche modo, perché era un suo visione. Sì. Mi ricordo, ce ne sono certi che domani sera poi a questo incontro vi racconterò. Sì. Io mi ricordo solamente che quando si è arrivato a fare il doppiaggio di Brancaleone e la Crociata, l'assistente ha detto, ok, chi facciamo doppiare Shell? Perché l'omare sai così. E lui ha detto no, lo fa Shell.
dice perché nell'anno 1000 secondo me tutti parlavano quindi un sì, era molto, molto carino, molto, mi faceva molto paura, perché era il primo film, cioè avevo già fatto il film con Totò, con Rita sì. Baboni, eccetera, eccetera, sì. eccetera, eccetera. Però questo era un film, sai, il primo giorno c'ero io con 40 comparse e Gassman su questo cavallo giallo e a pois. Che mi guardavo con disprezzo, ma non perché faceva parte del film, secondo me perché mi disprezzava, cioè questo giovane rock, cantante rock che arriva a fare questa, ma chi è sto stronzo? Però diciamo, da allora poi hai fatto anche altri film e comunque dici, Saltellico, a proposito torniamo alla musica, perché tu hai fatto delle citazioni anche parlando dell'impegno, si percepisce il tuo impegno anche sociale e politico in questi anni, anche critico. Secondo te la musica ha giocato o deve giocare un ruolo importante? Oppure no, perché negli anni, tu hai citato quando è uscita la canzone degli anni 60, magari a quell'epoca non veniva, aveva un impatto forte, sì. Però oggi ripresa, ora pensando agli anni 60 sembra tutto frivolo, invece era molto impegnata, oggi c'è questo impegno, oppure dovrebbe esserci l'impegno della musica? Non credo, credo che ci dovrebbe essere un impegno di chi lavora nel campo dello spettacolo, di dare uguale spazio alla musica di impegno a quello che viene dato alla musica, diciamo, di intrattenimento. Sì, di semplice divertimento. Credo che la musica oggi ha un ruolo diverso di 50 anni fa, cioè 50 anni fa la musica era il linguaggio, era il denominatore comune, sì. Cioè la musica era, poi è arrivato internet, è cambiato tutto, cioè la musica non è più dominante su internet, è chat, è chi piace la musica blues, chi piace la musica etnica, chi piace la musica rock, cioè ormai puoi trovare qualunque cosa, quindi è molto difficile che la musica riprenda il ruolo di comunicatore di messaggi universali. Dylan l'ha fatto chiaramente, i Beatles l'hanno fatto, i Rolling Stones l'hanno fatto, però guarda che quando è arrivato Dylan ha cambiato totalmente il modo, lo stile di scrivere i testi. Cioè, dopo Dylan non si poteva più cantare stronzate se eri famoso. Cioè, Dylan ha fatto sì che la gente ascoltasse il messaggio, anche se il messaggio dipingeva scenari diversi, non io ti amo, dammi il tuo cuore, dammi la mano. Cioè, con Dylan è cambiato la forza comunicativa della musica leggera, perché in quel momento lì ha fatto da punto di riferimento per la politica del giovanile nel mondo, e questo ormai non è più possibile con la musica, ci provano ma non è più così, è cambiato, cioè, oggi sono i video, cioè, trovi del... Io guardo alcuni video su YouTube che ha milioni di visualizzazioni e rimango non ferito, però cioè, mi dico, com'è possibile? Cioè, allora, questo non è un segno di quanto sono stupidi loro, è un segno di quanto io sia ormai distante da quella roba lì. Quindi credo che uno deve
accettare di essere distante, lasciare queste cose qui, e dove può, dove si sente di intervenire. Io avevo fatto due o tre anni fa, tre anni fa, una canzone che si chiama 11, che è la canzone, sono i primi 11 articoli della Costituzione italiana, musicati, con un video di non ce l'hai scritto? No, non ce l'ho. Che notte è? Colpa tua, sai? Colpa mia. Oddio mio, che figura di merda. Meno male che non c'è. Figlio di... Il regista Dino... Come si chiama? Risi. Marco Risi. Marco Risi. Vedi, vedi. Basta darci un punto. Marco ha sentito la musica e... Perché il concetto era, avevamo bisogno di cambiare la politica, cioè per cambiare la politica però bisogna coinvolgere i ragazzi, perché a 18 anni hanno un voto e lo devono usare, se è possibile, per cambiare questo paese, per, almeno per essere informato di poter scegliere. E allora l'idea era di stabilire che i ragazzi potevano votare e cambiare delle cose, perché non ci credono, cioè, ed è giusto che non ci credano, perché qui non cambia mai niente. Allora loro, l'atteggiamento del ma cosa serve, tanto qui è sempre uguale, e se subentro questo forma di pensiero in tutta una generazione, qui non cambierà mai nulla, capito? Quindi questa cosa mi faceva molto paura. Ho fatto questo 11 con il video. Marco ha sentito la canzone e dice bellissimo, e lui mi ha fatto assolutamente fatto così, ci ha messo insieme un gruppo di persone, abbiamo fatto il video come il suo contributo in qualche modo a questa metodologia di cercare di comunicare di più con i ragazzi. Poi avrebbe dovuto, cioè la cosa figa sarebbe stato se il Ministero dell'Educazione, non so cos'è, sarà del pubblica istruzione. Pubblica istruzione, dicesse benissimo, tutte le mattine per un mese si mette su questa canzone per 3 o 4 minuti con un video, in modo che comincia a dire cazzo, è vero che noi possiamo. Perché se non lo ripeti, cioè noi noterete che viviamo in una società dove i messaggi vengono ripetuti 100.000 volte, perché se lo dici 10 volte non basta. Quindi o si fa questo tipo di programmazione anche per quanto riguarda i ragazzi, non è che siano stupidi o rifiutino, è che non hanno la possibilità di sentire abbastanza. Anche perché quelli che della tua età, non più la mia, che programmano le trasmissioni dei ragazzi, non frega niente. Cioè, allora interessa solamente lo sponsor, l'incasso, il business. Quindi è molto difficile combattere queste cose qui. Poi uno dice, continua a provare, ma sì. Continuiamo a provare, però sapendo che c'è un limite, che è la mancanza di etica di alcune grandissime società, moralità non so, ma l'etica di sicuro nello sfruttamento dei ragazzi di oggi. Allora. Ci sono domande, anche perché Shell naturalmente ha... Sì, come mai sei ancora vivo? No, potrebbe raccontarci tantissimi aneddoti, magari... Io ho visto nella parte di Caifa, Jesus Christ. Ti sei divertito molto. Sì, mi sono divertito. Jesus Christ Superstar è un grande opera.
la versione di Roma era molto, secondo me era molto bella. Poi c'è Ted Neely che chiaramente è ancora bravissimo, poi c'era Pound e Greta, c'era Simona, c'era io, c'era anche Faisal, il ragazzino che fa Giuda, che è di una bravura spaventosa. Quindi è stato sì, un paio di mesi molto perché divertente. Perché si è sciolto, perché hanno continuato con un'altra... Sì, certo. Con un altro perché staff, gli costava di meno. Troppo, eh. Però... alla fine si riduce tutto ai costi. Sì, ma vedi? Ma è così. Perché alla fine... Allora, è moralmente giusto? È eticamente giusto? Perché hanno usato la mio nome, quello di Paolo, di Pepita, convincendo una serie di gente che saremmo stati lì e non ci hanno mai più visto. Sì. Quindi c'è un problema di etica anche in questo caso. Ed è tutto colpo di lui. Certo, e lei la rimamma, quindi la domanda te la poteva fare solo lei. Altri... Io sono una domanda più un aneddoto, nel senso che sono del 58, nato del 58, quindi sei negli anni 60 ero piccolino e sono cresciuto con io, non sono miei, ma perché le acquistavo io, ero piccolino. Ma di che sono del tuo mamma che ti piccola? E mi ricordo di una volta con il gruppo a Castiglione della Pescara. Io piccolino che in mezzo alla folla quando siete usciti dal locale che tutti intorno all'auto e ebbi la fortuna per me di salutare Mike, certo. Dargli la mano per un paio di giorni credo non aver lavato neanche la mano, ma proprio il mito di questo gruppo davvero è... Sì, sono gli errori di gioventù. Bene, grazie. Qualcun altro? Tu sei affezionato al... ti riascolti tu quando... Mai. Dice, mai? Non frega niente. No, davvero. Davvero. Non, il passato mi interessa molto poco. Mi interessa oggi, mi interessa domani. Ma non ho nessun tipo di nostalgia del passato. Poi, se bisogna raccontarlo, però, bisogna raccontarlo bene. Cioè, bisogna raccontarlo in modo che questo passato, che è stato così importante per milioni di persone, venga raccontato con tutte le cose belle e tutte le cose di contraddizione. Cioè, in modo che non... Io trovo che questa operazione che c'è stata una ventina d'anni fa sugli anni 60 d'oro, Red Ronnie e la celebrazione, tutto gli anni 60 è un prendere per il culo i ragazzi e creare un falso nostalgia nei ragazzi. Cioè, quanti ragazzi sono venuti a me? Tu non sai cosa io darei per poter vivere gli anni 60. Dico, ma sei scemo? Dico, guarda che la gente moriva per droga, per eroina, cioè si combatteva sulla strada, c'era cioè, il movimento studentesco, cioè parte bella sì, ma c'era anche una parte bruttissima. Cioè, cioè, 69, quando scoppia la bomba, la banca a Milano, il 12 dicembre, cioè, quello fa parte degli anni 60. Cioè, quindi, non è tutto questa cosa non è dorato, hai capito? Ha dei momenti meravigliosi e dei momenti di merda. Però che vanno riconosciuti, secondo me. Sì. Però quello che quando noi pensiamo agli anni 70 pensiamo alla consapevolezza e la voglia di poter cambiare, come noi facciamo sempre riferimento ai ragazzi degli anni 60 che credevano di poter cambiare il mondo, col 68, invece oggi è proprio perché cerchiamo forse negli anni 60 quella speranza di poter cambiare anche l'oggi, perché oggi sembriamo un po' tutti invece fermi, impantanati in questo
mondo che speriamo ce lo cambi la tecnologia, ma non è così, secondo me, o sbaglio? No, certamente è così, però come non erano quelli di 40 o 50 anni negli anni 60 che volevano cambiare il mondo, anche oggi non sono quelli di 40 o 50 anni che vogliono cambiare il mondo, perché hanno trovato la loro stabilità, sono i ragazzi che devono cambiare il mondo. Allora, io condivido qualunque tentativo dei ragazzi di insigare un cambiamento, anche se sembra, cioè, capisco che alcuni momenti sono violenza gratuita e stupide, però anche negli anni 60 ci sono stati, cioè inutile che facciamo finta che eravamo santi noi, quindi non... Cambiare il mondo dovrebbe essere l'obiettivo di tutti noi ogni giorno che ci alziamo. Però tra pagare l'assicurazione, pagare l'abbonamento della televisione, pagare questa, la macchina e fissare la vacanza e il volo EasyJet piuttosto che Ryanair, ci scappa e non c'è il tempo di cambiare il mondo. Perché è così. Beh, io ho comprato quando nel Freebox tutti e due, io ho ancora delle fiche che costava delle scelte 1980 euro, costava. Sì, il sì, primo LP che è in circa del 1980 euro. E da quei due LP poi hai fatto un salto con un altro che mi piaceva molto, quando eri già solista, che era dove c'era un poco di pioggia. Un po' di più, cos'era quello? No. Che poi ha fatto anche infatti. Mi chiamo David Shaw Shapiro. No, era la fita di Romico, era poi è un sì, sì. Non mi ricordo neanche io. Non è un controllo nella mia agenda elettronica. Che poi ha preso Patti Brava, anche però diciamo che la versione delle tue allora, riscrivendo il passato mi viene la domanda come sono evaporati. Non sono evaporato, è semplicemente finito, come è giusto che finisse. L'Italia era una società dove i ragazzini adoravano i Rocks e i dirigenti televisivi, invece di fare una trasmissione con i Rocks insieme a Mino o Nella Vanoni, interessava fare una trasmissione con Mino o Nella Vanoni. Quindi so il pubblico mi amava, ho capito, però esisteva un partito politico che si chiama Democrazia Cristiana e i Rocks erano l'antitesi di questa cosa, quindi assolutamente sì, venivamo sicuramente osteggiati che rappresentavamo un cambio che loro non capivano. Ed è lo stesso cambio che oggi penso che i ragazzi dovrebbero fare, che noi non capiamo, cioè è la purtroppo è la logica dell'invecchiamento. E la democrazia cristiana erano vecchi allora. Cazzo, erano più vecchi allora che di oggi. Comunque i testi vostri sono abbastanza eticamente corretto, non è che c'era niente di se pensiamo a Dio è morto di Nomadi o anche altri testi. Ma Dio è morto non è mica. No, ma sai per la democrazia che c'è nei tempi. No, no, ma veniva l'hanno dato l'ok dal Vaticano. Quindi un. Ma dovettero anche lì cambiare il testo. Però poi i due LP erano anche delle canzoni non vostre di quel tempo. Molto innocenti. Io mi ricordo con i Rocks che siamo andati, la prima volta che siamo andati negli Stati Uniti, siamo arrivati in Florida e c'eravamo noi, c'era Gigliolo Cinquetti, c'era Rita Pavoni, eravamo tipo 6 o 7 artisti italiani. C'era il console italiano insieme a quelli dell'ambasciata. Americani, tutti quelli dello stato della Florida, in questo,
quando io ho cantato Bob Dylan, si sono alzati e sono andati via. E questo è il 67, cazzo. Cioè, era, Dylan era già dentro il sangue della, del mondo, cioè l'America. Cioè, Dylan ha cantato Blowing in the Wind nel 63, insieme a I Have a Dream, cioè su quel palcoscenico c'erano tutti loro. E allora, anche dopo l'uccisione di John Kennedy, perché era tre mesi dopo, era novembre del 63, Dylan che era partito a dire tutto quello che doveva dire, che poteva dire, e tutti che osannavano Dylan, cioè il rappresentante del governo americano davanti a una canzone di Dylan cantata da noi, come gesto di ecco, noi siamo, si è alzato il culo e se n'è andato. Allora, tu cosa, come vuoi agire allora con la Democrazia Cristiana? Cioè, la paura politica è una roba terribile. Sui giornali di oggi, di ieri, abbiamo tutte queste storie di questo ragazzo in Egitto. Cioè, sono tutti paura politica. E quindi se, o possiamo riconoscere che è così un'altra volta, o possiamo ignorarlo e guardare le Iene, hai capito? Che ogni tanto però cercano di svegliare il pubblico anche loro. Quindi, ma sono molto contento che hai questi due LP, che no, io non ascolto più. Ti gratificherò di più. Quello è vostro, è stato... secondo il primo LP con paio di pezzi Slage, secondo Ox e terzo John Mayer che ti assomiglia anche. Chi se ne frega? No, ma ti assomiglia molto. Come faccio? Sì, va bene. Come faccio? Non so, come genere. Non so se è una Facebook. Che... No, John Mayer è un mito. No, John Mayer conosco bene. Noi lavoravamo in... cioè, lavoravamo a 50 metri di distanza in Carnaby Street a Londra nel 61. Lui lavorava in questo pub a 50 metri da noi. Noi lavoravamo in questo locale che si chiamava Roaring Twenties, che era sotterraneo, dove venivano tutti i ragazzi neri delle basi americane, cioè militari. Sì, gli aeronautica piuttosto che militari, e venivano lì tutti i ragazzi a cantare i cori, capito? E sembrava di essere a Chicago, era bellissimo. Allora, dopodiché chi se ne frega, cioè l'unica cosa che conta è l'emozionalità. Cioè io spero che stasera, chi vede stasera, tiene la pelle d'occhio. Perché è l'unica cosa che ha un motivo di esistere oggi, in tutta questa falsità e finzione in cui noi viviamo, non solo quello, c'è anche non falsità e non finzione, però in un mondo che campa come fa lo spettacolo di falsità e di finzione, io credo che la cosa importante è che a un certo momento qualcuno gli viene un brivido. E basta uno in tutta la serata, perché è una cosa che difficilmente sarà successo fuori per strada. Tutto lì. Buonanotte.